Ok ragazzi, continuiamo con questo gameplay di Assassin's Creed Unity. Prima se n'era andata la corrente, non ho potuto continuare il gameplay. Questa missione è molto difficile, ricordiamo. Perché ci sono miliardi di guardie e bisogna stare attenti a ciò che si fa. Vi consiglio di entrare da sopra qui perché... col cazzo, cioè già sta qua quello, affanculo. C'è proprio la sfiga, guardate. Dai, vai via. Cioè, girati così ti uccido. Ma no! Ci c'era bisogno di suonare pure l'allarme. Yeah, e che cazzo, no, colpiscilo! Sti bug di merda, proprio non li sopporto. Dai. Ah. Praticamente da dove sono uscite queste guardie se non sono venute da qua? Ma chi cazzo capisce sta gente qua, boh. Qua che non mi fa aprire la porta, cioè perché? Ah. Cioè, non mi fa aprire la porta, ma che cazzo di gioco che... Vediamo mo. Aspettiamo che sti cessi se ne vanno. Manco ma fa primo. Che cazzo devo fare per aprire sta porta? Ah, si può sapere, finalmente. No, c'è, ma dai. No. Che cazzo, c'è proprio la sfiga fatta persona proprio. Con quest'altro che manco muore qua, dai. C'è proprio la sfiga fatta persona. La sfiga fatta persona proprio. Che cazzo. No, perché sta là fuori? Signori, voglio ringraziarvi per essere qui. Stasera celebriamo un altro passo verso la libertà. Salute. Salute. Salute.
un assassino. Vabbò, ya. Hai saputo del signor Vidale? No, ma perché sembra sta sfiga di merda, oh? Ma cosa? Ti prende? Dai, che cazzo? Ma chi ti ha fatto? Chi ti ha ucciso? Non fai da lei, sei un uomo morto! No, vaffanculo, sono stronzo sull'allarme di merda! Uff, che cazzo mi suoni sta allarme, sto stronzo? Oh, vaffanculo. Vediamo se ce la facciamo a uccidere questa, no? Che poi ci ho chiamato tre cose in faccia, no? E non è morto. Oh. Hai perso tutto, caro nostro, imbattitore! Hai finito! Dovete prenderlo alle spalle! Via dalla strada, vettore! E zitto un po', oh, facendo casino. Io assetto fai. Qua. Ma che sotto si mette, no? Allora. Ricorda i miei insegnamenti, Marie. Sì, mamma. François Thomas Germain, siete stato espulso per i vostri crimini contro l'ordine dei Templari. Chi vi offrirà aiuto incorrerà nella stessa pena. So, demore mi parla. So cosa volevo, della Seine! Della Seine! Signora, avete visto? Dovete aiutarmi, Marie. Avevate ragione. Re Luigi è in contatto con persone assai vicine. Con una mano cospirava contro la rivoluzione, mentre con l'altra lui firmava a sostegno della Costituzione. Beh, potete passare queste informazioni alle persone giuste, signor Lepelletier. Ma certo, Gran Maestro. Con queste prove la condanna del re è ormai certa. No, qua guardi. Oh, ma sembra sta spiga di merda tengo io, oh, che cazzo. Ma è chiuso qua. No, ma dai. Non se li posso dare. Conservatore! Lascia mettere, tanto ti farò.
una parte aperta non c'è, una finestra, una cazzo di cosa. Mamma mia. Uff.